Ecco il libro del tabla. Leggere il libro del tabla è veramente come incontrare Riccardo. Incontrare Riccardo è il suo percorso non di perfezionamento, perché la perfezione è statica, ma di approfondimento di un'esperienza estetica che io mi ricordo quando è partita quasi 40 anni fa con una coppia di congas e che oggi continua con il tabla, che non è una coppia di tablas. Porto Cervo, Sardegna nord-orientale. Eravamo io, Gianni Minà, l'avvocato Volpillo, mio fraterno amico, Maria Teresa Ruta e Riccardo Gerbino. Discutavamo del più e del meno. A un certo punto squillò il cellulare di Minà. Era Fidel Castro, voleva la ricetta della carbonara. Sentimmo Minà che gli diceva stancamente: il guanciale, Fidel, col guanciale. E riattaccò. Riprendemmo a parlare dove avevamo lasciato. A un certo punto saltò fuori Riccardo Gerbino e disse: bisogna sistemare una volta per tutte st'affare del tabla. Pensare che c'è ancora chi lo chiama le tablas. Ciao Riccardo, complimenti per questo ottimo lavoro. Veramente un libro affascinante. Hai inglobato tutto il mondo del tabla in modo proprio molto esaustivo. Poi hai avuto delle collaborazioni sia di studiosi che musicisti di ottimo livello. E niente, vediamo se lo traduci in spagnolo, così lo porto in Sud America. Complimenti Rick, sei grande. Tamburo piccolo alla mia destra è il Dayan, detto anche Tabla, e che dà quindi alla nome? Dà la nome. Che dà la nome? Ok. Il libro del Tabla di Riccardo Gerbino è qui con me a Berlino, il libro. E mi piace tanto perché veramente guida nella scoperta di uno strumento così affascinante, ma soprattutto aiuta a scoprire la passione per uno strumento, e questa è una condivisione molto interessante per un musicista. Quindi grazie Riccardo. Namaskar, myself Amit Chatterjee. I'm so happy today to tell you about my dear friend Riccardo Gerbino. He wrote a fantastic book of tabla, and you can see it's in Italian language, El Libro del Tabla. And I would like to tell you that I have read this book and I'm so happy and pleased that he did his best for this book, and he wrote all the theoretical aspect and lot of composition what he learned from great guru Pandit Shankaracharya. And I wish all the success and all the happiness for him, for this book also, and for my dear friend Riccardo too. Thank you so much. Stay good, stay safe. Il libro è interessante, scritto molto bene e piacevole da leggere. Perché il libro del tabla? Perché leggendolo si scopre che c'è un incredibile connubio tra tradizione e modernità. Ciao, io sono Rosario Germano. Ho avuto il piacere di essere il maestro di percussioni latine di Riccardo Gerbino. Oggi lui da bozzolo è diventato farfalla e ha scritto il libro su tabla. Per me è completamente incomprensibile, io non ci ho capito un tubo. Però ne convengo che è un libro veramente eccezionale, un libro per cultori della musica indiana e anche non, per chi vuole imparare qualcosa su questo strumento così complicato e difficile. Io non l'ho mai affrontato perché so che non rientra nelle mie possibilità e nemmeno nel mio modo espressivo. Ho preferito suonare
gli strumenti latinoamericani. Riccardo è stato un mio ottimo allievo e io vi consiglio questo libro. Riccardo, io purtroppo oggi continuo a farli così, il tabla, con i pulsantini e con i campionamenti. Ciao Rick. Il libro di Riccardo è un contributo prezioso nello studio del tabla, ricco di chiarimenti per chi già conosce quest'arte ed occasione per innamorarsene per chi si avvicina per la prima volta. Namaste. Quinta prima. Possiamo dire che il tabla è uno strumento relativamente giovane, ha circa 350 anni. Ciao a tutti, io sono Federico Gullotta e colgo l'occasione per fare questo breve video e ringraziare Riccardo per lo splendido libro che ho avuto il piacere di leggere e di acquistare. Ho conosciuto Riccardo ormai quasi 3 anni fa e posso dire di aver avuto il piacere di lavorare anche con lui per del tempo. Sinceramente quello che ho riscontrato in questo libro è proprio la passione di Riccardo per questo strumento, in particolare il tabla, ma in generale per la musica, quale grande musicista io ritengo che lui sia. Quindi Riccardo, complimenti per il libro e colgo l'occasione anche per farti i miei più sinceri in bocca al lupo di buona carriera, anzi continuo di carriera. Ciao, grazie. Il libro del tabla di Riccardo Gerbino è altamente consigliato, oltre che per il suo valore di ricerca storico, antropologica e epistemologica sullo strumento, anche per affascinare e avvicinare gli appassionati a questo straordinario strumento. Il libro del tabla di Riccardo Gerbino, altamente consigliato. È davvero una cosa rara poter avere a disposizione manuali di tale alto livello, sia per competenza storica che tecnica. E Riccardo, che è un uomo musicista straordinario, che io conosco e stimo da anni, aggiunge la passione e l'amore incondizionato che sono essenziali per trattare di una disciplina così antica e nobile, di un sistema musicale così affascinante e colto come quello della musica classica dell'India, che è davvero arte nella sua forma più completa e alta. Grazie Riccardo, davvero unico. Qui dentro ogni distinzione tra l'alto e il basso viene meno, e così confermeremo l'idea secondo cui per cuotere il basso la terra farà piovere dal cielo tutte le divinità indiane che sono senza tempo. Al musicista di tabla non rimane che accoglierle e farle risuonare tra le proprie dita. Questo libro è un tesoro speciale. Grazie Riccardo. No, fai l'altro, quello di quello solo. Ho iniziato a leggere quasi per curiosità il libro del tabla di Riccardo Gerbino. E conoscevo Riccardo come percussionista tradizionale, per cui quando ho saputo del suo avvicinamento allo studio di questo strumento l'ho vista come una naturale evoluzione della sua formazione artistica e musicale. Come racconta nel libro l'autore, l'incontro tra lo strumento e Riccardo è venuto in maniera strana, inusuale, direi quasi miracolosa, visto il contesto in cui si svolge. E da qui poi parte tutto un racconto, va bene, su quello che è il rapporto tra il tabla e l'artista. Va bene, il libro ha diversi piani di lettura, uno di tipo storico-culturale, uno di tipo, direi, tecnico, nel senso su come sono costituiti i tamburi, uno di tipo compositivo, che è con la descrizione dei vari suoni del tabla, e infine si conclude con le testimonianze di diversi tablisti. È un libro molto interessante da leggere, in quanto è l'occasione per una maggiore conoscenza, per un approfondimento della cultura indiana attraverso la conoscenza di uno strumento che è uno strumento fondativo della musica indiana stessa. Per cui auguro al libro tanto successo e mi complimento con Riccardo per questo suo lavoro.
Il libro del tabla. Il libro del tabla è un libro di Riccardo Gervino, del maestro Riccardo Gervino, ed è un testo che parla di uno strumento, ma parla anche di filosofia, di spiritualità, di sacralità, di filologia, dell'origine delle parole e dei suoni. Ed io ve lo consiglio. Buongiorno a tutti, da Paolo Travelli, mi occupo di musica da almeno 30 anni, in particolare di radio. Non sono un musicista, questo va premesso, però ho trovato questo libro del tabla del musicista siciliano Riccardo Gervino un interessantissimo compendio per comprendere questo strumento così particolare, dall'apparenza semplice, ma come chi conosce la musica sa, più semplice sembra lo strumento, più complesso diventa suonarlo. Riccardo Gervino ci spiega questo particolare strumento adottato sia in India, che consente anche di raggiungere degli stati di trance davvero incredibili, sia adottato anche dalla musica occidentale, in particolare in dischi molto belli di musicisti come ad esempio George Harrison. Io ho trovato questo libro davvero interessante perché Riccardo ci spiega con semplicità come approcciare questo strumento, come piano piano, con tantissimo sforzo e tantissima volontà, poterlo padroneggiare, perché come dicevo precedentemente è uno strumento complesso, molto difficile, ma allo stesso tempo davvero intenso, davvero emozionante, che regala nuove emozioni ogni volta che si approfondisce. Quindi vi consiglio assolutamente questo libro, perché così potete arricchire anche la vostra cultura studiando a fondo questo che è uno degli strumenti più interessanti della cultura indiana. Io non mi viene da ridere. Ciao, io sono Tina, io ho visto Riccardo suonare il tabla al mio studio una volta e è incredibile quando vedi una persona fare una cosa con tanto amore e tanta passione. E quando io ho visto il suo libro, ho notato che anche nel suo libro lui proprio condivide la sua passione per la musica e lo scrive molto dettagliato, c'è una grande professionalità. Io posso solo consigliare questo libro a tutti che vogliono sapere un po' di più della musica orientale e anche che significato c'è proprio in questa musica e che impatto può avere questa musica anche sulla nostra vita quotidiana. Riccardo è un grande musicista con tanta passione, con tanta professionalità e lo posso solo consigliare e gli auguro il migliore successo con il suo libro e che può condividere la sua saggezza con tante persone. Salve, sono Maurizio Murdocca, musicista di tabla indiana e finalmente felice di poter inserire nella mia biblioteca musicale un libro che parla del tabla, ma soprattutto scritto in italiano. È un libro rivolto a tutti i musicisti percussionisti, ma soprattutto a chi si vuole avvicinare e a chi vuole esplorare il sistema ritmico indiano. È un lavoro veramente ben fatto e grazie a Riccardo Gervino per questo splendido libro. Buona musica a tutti. Ciao Riccardo, ho trovato questo tuo bel libro molto interessante, sia per chi vuole studiare la percussione indiana, quindi il tabla, che dà il nome appunto al tuo libro, sia per chi come me suona flamenco o altri generi. In particolare io stavo suonando il dadra, che è un ritmo in sei indiano, ma è esprimibile anche nei ritmi del flamenco come la bulerias, l'allegrias, la solapa bulerias. Un abbraccio e a presto. Il libro del tabla. Personalmente mi sento di consigliare questo testo agli appassionati e non, ai percussionisti o ai professionisti e non, o comunque a tutti coloro i quali vogliano avvicinarsi al mondo della percussione indiana.
Conosco l'autore Riccardo Giordino da diversi anni e con lui pratico e sto studiando questo fantastico strumento e ritengo che questo testo sia il frutto di tantissimo lavoro, tantissima passione e tantissimo sacrificio. Riconosco anche il fatto che molto probabilmente sia uno dei pochi, se non forse l'unico libro in italiano che approfondisce seriamente questo strumento. Ce lo consiglio a tutti e buona lettura. Libro del tablet. E per tutti coloro i quali vogliono acquistare il libro, entro le prime 100 telefonate, in omaggio, una pratica campanona tibetana da mettere in testa e suonare.